cui fare i conti, ma un onere inevitabile della pubblica amministrazione per frenare queste sacche di degrado che lentamente ma inesorabilmente crescono e ci avvolgono intorno a loro. C'è molto da lavorare, ci sono 1470 edifici pubblici, ci sono 300 km di marciapiedi, ci sono 285 km di strade, ci sono 1.200.000 metri quadrati di verde, ci sono 30.000 alberature. Noi non dobbiamo pensare che la manutenzione di tutto questo possa avvenire così, con un schiocco di dita. Dobbiamo programmare l'azione della macchina pubblica che sia in grado di agire con efficacia e con una procedimentalizzazione costante, proprio per evitare ciò che non vogliamo fare, ossia cantieri elettorali nell'ultimo mese o negli ultimi mesi. Si tratta, in una parola, della rigenerazione urbana, della rinascita delle città, e per fare questo noi dovremmo essere bravi, dovremmo essere accorti, dovremmo lavorare molto, dovremmo essere in grado di intercettare quei fondi comunitari così preziosi, quei fondi comunitari volti alla rigenerazione urbana che costituiscono una delle linee fondamentali della programmazione europea per il periodo 2014-2020. Dovremmo considerare anche che, insomma, le città devono essere realtà, sono realtà complesse, ma devono essere realtà coese, realtà unite, realtà in cui il sociale non sia una parola così declinata per fini elettorali, ma un'azione costante in difesa e a garanzia degli ultimi, che noi siamo di sinistra anche per questo. Pensare cioè che i diritti non siano un caso, pensare che il principio di uguaglianza cristallizzato dalla nostra Costituzione implica, ci convoca tutti affinché queste distanze che crescono sempre di più nella nostra società siano in qualche modo colmate. Noi dovremmo essere in grado di agire nelle direzioni del disagio minorile, dovremmo essere attenti nei confronti della disabilità. Dovremmo considerare che la nostra popolazione invecchia, che ha bisogni che non possono essere soddisfatti necessariamente dal punto di vista sanitario. Quanti ricoveri ci sono di persone che stanno in ospedale e costano 800 euro al giorno alla collettività perché non c'è nessuno che se ne occupa? Però dobbiamo riorganizzare la macchina comunale in questo senso, per sviluppare il più possibile una rete di protezione che non lasci indietro nessuno. C'è tanto da fare. Io credo poi che alla pubblica amministrazione, mi rivolgo agli addetti ai lavori, sia richiesto un compito importante, quello cioè di non essere percepito come un avversario, come un antagonista del cittadino, ma di divenire strumento utile che semplifichi la vita delle persone. Diciamo che non mancano gli esempi, le circostanze che mi hanno colpito non solo in questa campagna elettorale ma nel corso di questo periodo di mia esperienza amministrativa. Io nasco politicamente nel 2008, poi una breve esperienza come assessore, dopo l'esperienza del centrodestra al governo e il freddo luogo dell'opposizione che dicevo prima. Innovazione, cosa significa innovazione? Io nel corso di questi tempi, come dicevo, non di rado mi sono recato in ospedale, perché se la maggioranza dei cittadini mi darà il mandato, io sono il responsabile della salute pubblica di 117.000 persone, cioè l'intera collettività pescarese. È una cifra che mi dà il senso della responsabilità e dell'impegno necessario che dovrà essere profuso per assolverla. Sono rimasto sempre più colpito ogni volta il CUP è un luogo che finisce ogni tanto sui giornali perché ci sono delle risse vere e proprie per accaparrarsi un numero, un biglietto, magari resi ancora più bellicosi dalla stanchezza, dal caldo, dalle lunghe attese. Però mi domando se a Chieti tutto questo, non a New York, a Chieti che sta qui, si può semplificare le vite dei cittadini con delle prenotazioni elettroniche, con le prenotazioni che possiamo fare da un computer,
per il tramite del nostro medico curante, di una farmacia, perché non lo possiamo fare qui? Ma non è solo questo, io rifletto spesso a proposito di innovazione su un dato che mi colpisce molto, poi mi farà piacere avere confronti più serrati con i competenti settori, ma noi siamo una comunità troppo fuori legge per quanto attiene ad esempio alla raccolta dei rifiuti. Noi avremmo dovuto raggiungere sin dal 2012 il 65% di livello di raccolta differenziata e siamo appena al 33%, e in questo quinquennio siamo cresciuti solo di 4 punti percentuali. E dobbiamo fare questo non solo perché ciò renderà la nostra città più vivibile, non solo perché ciò, naturalmente con il supporto della pubblica amministrazione, perché diciamo, il cittadino non devono essere chiesti eroismi, deve essere chiesto che dobbiamo semplificare la vita, dovremmo fare questo perché ciò consentirà di risparmiare su questo settore che impegna 23 milioni annui di denaro pubblico. Dovremmo riflettere sul fatto che quando noi consumiamo un frutto, la buccia che gettiamo, se la raccogliamo in modo differenziato, finisce a Bologna per essere smaltita. Questo è un costo per la collettività. Dovremmo essere in grado di procedere con la raccolta differenziata e di smaltirla qui, abbassando i costi e realizzando economie di scala che stimiamo almeno possibili 2 milioni di euro all'anno, risorse che vogliamo destinare alla cura dei bisogni della nostra città. Poi vorrei, diciamo, concludere questo mio intervento con un paio di considerazioni. Una che sento molto forte e che attiene al fatto che quando, certo, citavo prima il concetto di responsabilità, io avverto molto questo. Penso che sia una opportunità concreta di cambiamento che però non può riguardare solo chi vi parla o taluni di noi, ma ci deve riguardare tutti. Perché, non so, negli uffici pubblici spesso si fa questo giochetto: vietato fumare, aggiunto appena agli altri. Ecco, non funziona così, deve fumare a tutti, ovvero il senso di comunità, l'appartenere ad una città ci deve riguardare tutti e tutti dobbiamo sentirci parte di essa, dobbiamo volerle bene, dobbiamo considerare la proprietà pubblica come equivalente a quella nostra. E poi vorrei dire questo, come dicevo prima, se questo percorso andrà a buon fine, io fra le altre cose sarò il responsabile della salute pubblica di tutti voi. E questo mi induce una riflessione su che onore possa essere quello di rappresentare una comunità così vasta, così estesa. Per me, che ho, diciamo, nelle istituzioni della Repubblica una sorta di religione laica, è l'onore più grande. Però so anche che dietro una medaglia c'è sempre un rovescio, che agli onori conseguono anche gli oneri, che se tu chiedi, diciamo, a una comunità di comportarsi in un certo modo, devi essere il primo a farlo. Fatta una così semplice metafora sportiva, il capitano della squadra che arriva prima agli allenamenti e tira il gruppo quando si corre. Per me è questo. Poi voglio dire un'ultima cosa, a proposito del fatto, cioè, che non mi chiuderò nelle stanze lì, in quella torre d'avorio talvolta, perché so che la vita delle città è articolata, so che la vita delle città è complessa, so che ci saranno momenti difficili, però io voglio continuare a guardarmi negli occhi senza provare mai imbarazzo. Io quello che prometto, poiché come sono solito ripetere la bacchetta magica non ce l'ho, e francamente non conosco gente che abbia la bacchetta magica, però il nostro impegno sarà totale per una causa, quella della pubblica amministrazione e della vita delle persone, che mi sembra la più nobile delle cause. Vi ringrazio e buonasera a tutti. Facciamo dai per territorio un attimo, sia io che Marco Presunta mi oltre. Lui tanto, sono della voce. Non ho mai partecipato ai Gesuiti ancora a un concerto canora, proprio perché sono stonato. Questo incontro voluto con voi, che rappresentate un po' il mondo degli enti locali, dal comune alla provincia, ha un significato preciso, sia per Marco, candidato
sindaco al Comune di Pescara, sia per il Giorno Racconto che a momenti sarà qui perché è impegnato in un dibattito televisivo, forse per la prima volta con la presenza del candidato Chiodi a TV6. Sembrerebbe che questa volta non si sia sottratto. Dicevo che ha un significato preciso, quello di un confronto aperto, sincero, con chi all'interno dei palazzi di governo del comune e della provincia esercita una funzione indispensabile per gli interessi di una collettività. Ci si candida, come diceva Marco, che ha rappresentato, direi quasi in maniera magistrale, toccando tutti i temi della vita pubblica cittadina, quelle che sono le esigenze di una collettività che purtroppo in questi ultimi 5 anni non ha vissuto certamente sugli allori, forse ci hanno vissuto di più sugli allori i politici, e forse è anche per questo che dobbiamo combattere, oltre alla buona politica, quindi far tornare una buona politica, far sì che quella un po' più stanca, un po' meno affezionata, si rivolga verso altri limiti che oggi è rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo l'ambire e l'ambizione di riportare il buon governo, sia, dovrei dire, anche alla provincia, ma purtroppo così non è per vicende, come dire, legislative che mi hanno oramai completamente tolto la funzione politica, ma comunque rimane l'istituzione amministrativa, e poi si vedrà come verrà articolata, se con un governo di secondo livello, di quelli non più elettivi ma nominati dai comuni del territorio in cui ricade la provincia. Dicevo, abbiamo l'ambizione di riportare una buona politica come quella che credo voi tutti avete vissuto negli anni precedenti a questo quinquennio di filiera di centrodestra che ha amministrato comuni, province e regioni. Una filiera che avrebbe dovuto dare risultati concreti, tangibili, in cui avrebbe dovuto sollevare e risollevare le sorti delle collettività e della collettività regionale. Invece purtroppo così non è stato. Se guardiamo il territorio del Comune di Pescara, in questo ultimo anno è falcidiato da una serie di interventi di opere pubbliche non coordinate tra di loro. Questo non vuol dire che il territorio non ha bisogno di opere pubbliche. Ne ha bisogno, ma in una misura ordinata, che sia percepita veramente per l'utilità dei cittadini e non per l'utilità del periodo elettorale. Il nostro amico Luciano D'Alfonso li cita spesso dicendo che negli ultimi 6 mesi si dovrebbero raccontare le cose fatte e non tagliare i nastri. C'è stata un'inversione di concetto da parte dell'amministrazione centrodestra che negli ultimi 6 mesi sta facendo qualcosa per coprire il vuoto dei 54 mesi precedenti. Noi vorremmo riportare un lavoro sinergico, concreto, fatto di cose che interessano la collettività. Sicuramente non ci saranno più i grandi progetti, anche perché la crisi economica che investe non solo l'Italia ma direi il mondo intero non ci consente di pensare a cose non realizzabili o a cattedrali che resterebbero incompiute. Ma una cosa sicuramente questa amministrazione la dovrà fare in maniera corale, generale, è quella della manutenzione. La manutenzione sarà la prima opera pubblica di questa città. Marco ha tralasciato, ma credo volutamente, un tema che è quello culturale, credo che prenderà Marco Precedenti, che è come me candidato a sostegno di Marco Alessandrini per questa campagna elettorale. Noi abbiamo il miglior candidato possibile, abbiamo fatto anche le primarie, che hanno dato un risultato direi chiaro, ma ha anche evidenziato quelli che erano gli altri candidati, tutti sicuramente utili e così come lo sono partecipando a questa competizione elettorale. Cercheremo di fare ciò che non è stato fatto in questi 5 anni con un rapporto nuovo
con la comunità, con le organizzazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali, così come avevamo fatto negli anni precedenti. Cioè ogni cosa che si deve realizzare sarà frutto di un confronto, di uno studio, di un approfondimento, di un combattimento di idee con la collettività, con quei pezzi di territorio laddove quell'opera deve essere realizzata. Non accadrà mai che ci accadranno quelle cose tipo quella che è accaduta con la realizzazione di Corso Vittorio Emanuele, l'ultima, ma non la meno importante, perché per fortuna siamo riusciti in qualche modo a bloccare per esempio la realizzazione di una collina lungo il mare o altre opere fantasiose frutto di una visione completamente sbagliata, una visione dove il decoro, la bellezza ha il suo significato, ma devi anche fare i conti con quella che è la necessaria utilità con il contenimento della spesa e della risorsa finanziaria. Una risorsa finanziaria sempre più contratta e che quindi deve essere utilizzata nella maniera migliore possibile. Credo di dover interrompere qui perché anche orologio alla mano abbiamo i tempi contingentati per consentire anche a Marco l'intervento su altre questioni che interessano la nostra collettività e nel frattempo ormai è a momento in cui diciamo al posto e per i tempi dei prossimi appuntamenti abbiamo necessità di contenere ognuno l'intervento in quello che è la cosa diciamo significativa e non ripetitiva. Io vi ringrazio per quello che farete, non solo al Comune di Pescara, ma la maggior parte di voi non è della città di Pescara e di fuori. Abbiamo un impegno forte e gravoso che è quello della Regione Abruzzo, sostenendo tutti i candidati, da quelli di appartenenza ai partiti tradizionali ma anche a quelli delle liste civiche, tutti quelli che si sono candidati da sostenere Luciano D'Alfonso alla Regione, ma anche quelli da sostenere Marco Alessandrini al Comune di Pescara. Dateci dentro, dateci una mano, aiutateci a vincere, aiutateci a riportare il buon governo sia alla città di Pescara ma anche alla Regione Abruzzo. Grazie. Ringrazio Enzo, ringrazio voi, questo è un incontro importante sia perché anche per me personalmente molti di voi siete amici o conoscenti o persone con cui per un tratto di strada ho lavorato quando, però non è stato organizzato a me, può sembrare che adesso, tra il 2003 e il 2007 sono stato portavoce di Luciano in comune, ma perché credo che da quello che ho visto tante volte c'è stata tra noi una forte condivisione di obiettivi, che sono obiettivi politici. Poi c'è anche una ragione, io ho cominciato a fare politica che avevo 16 anni, c'era ancora la Democrazia Cristiana, e io mi ricordo che il vecchio Peppino Pieti diceva che il comune valeva il 4%. Cioè guarda, già il 4% sta già là, sta già in comune, quindi già questo è un dato quantitativo rilevante. Io questa volta mi candido, per me è la prima volta, non credo abbia raggiunto un'età quasi ormai impegnativa, veneranda, ho sempre fatto altre cose, ma credo che sia importante perché l'impressione che ho io è che la prima crisi della politica è una crisi della rappresentanza. Cioè io vedo che la gran parte delle persone che sono state in consiglio comunale, regionale, nelle istituzioni, molto spesso ormai rappresentano solo pochi interessi, cioè interessi molto di parte, molto localizzati, molto sagomati su cose che riguardano solo alcuni. Cioè è sparita nella politica, anche perché si è indebolita la società, il gusto per una visione generale delle cose, per una rappresentanza delle questioni grandi. Allora la prima cosa che secondo me deve caratterizzare la politica, anche a livello locale, è la visione, cioè qual è l'obiettivo che io, rappresentando la città, devo pormi? Perché molto spesso anche persone in assoluta buona fede si infilano nel ginepraio dell'amministrazione, che di per sé è complessità, e non escono fuori, molto spesso si sta dietro alle pratiche, facendo una vita d'inferno, dimenticandosi però delle ragioni stesse per cui ci si è candidati. Allora, secondo me, è quello che io mi candido a fare, soprattutto supportando con Enzo Marco Alessandrini, è ripartire da cosa deve essere Pescara e credo Luciano lo stesso da cosa deve essere l'Abruzzo. Cioè la questione è
Pescara, che c'è, esiste, è una realtà, è una comunità di persone, è un luogo fisico che è nel mondo, che funzione può e deve svolgere? Pescara soprattutto sono funzioni relazionali. Il problema vero di Pescara è che negli ultimi 5 anni si è bloccata in tutte quelle funzioni della comunicazione, della relazione, dalla portualità all'aeroportualità, all'indebolimento della ferrovia, al problema che secondo me è il problema dei problemi, il problema dei parcheggi. Io dico, alle volte sono un limite anche della nostra, ma io credo che le amministrazioni comunali negli ultimi 20 anni abbiano fatto una guerra ai parcheggi. Se si fa il conteggio di quanti parcheggi sono stati eliminati negli ultimi 20 anni, secondo me è una cifra quasi equivalente a quelli che esistono ora. Ora qui c'è una teoria di molti che sostengono che i parcheggi sono attrattori di mobilità, e quindi praticamente, però dobbiamo ricordarci una cosa: Pescara non è Siena e non è Firenze. Cioè, se a Firenze voi costringete la gente a fermarvi a Prato e poi ci vai a piedi, Firenze vale la città. Pescara la gente ci veniva per comprare e per andare da professionisti, per avere servizi, per avere... Cioè, molto spesso, se noi non saremo in grado, e lo dovremo fare, di realizzare, lo so, diciamo che io sono un bidasco scoccetto perché sono visioni diverse, mi rendo conto, ma se noi, fino a che noi non saremo in grado, ci vorranno soldi, ci vorranno bandi, ci vorranno anni, fino a che noi non saremo in grado di attrezzare una mobilità pubblica di qualità che permette di evitare l'uso del mezzo privato, noi dobbiamo cominciare, per aiutare chi commercia, chi fa relazione, a rilare un po' di parcheggi. È una prospettiva indispensabile, perché questa è anche perché se no, scusatemi, sarebbero sciocchi quegli centri commerciali che spendono un mare di soldi per fare piazzolate terrificanti attorno ai loro esercizi, e devono, quello gli costa ed è gratuito, ed è una delle ragioni per cui la gente ci va, perché tu vai, il parcheggio è gratis, compri e te torni a casa. Ora è chiaro che in una città non si può fare, ma un po' di parcheggi vanno restituiti. Cioè bisogna, chiaramente valorizzando, io questo non sto dicendo brutalmente, valorizzando tutto ciò che è ciclabile, tutto ciò che è pedonabile, valorizzando quello che si è fatto, ma restituendo qualcosa anche su quel fronte. Ed è una richiesta che abbiamo, ce lo dicono i commercianti, ma in generale, quindi una città, da cosa è data? Pescara, dal fatto che era una città molto raggiungibile. C'è un articolo molto bello di un grande scrittore italiano, Manganelli, che diceva che Pescara, passeggiando tra i negozi, si capiva che vestiva tutto l'Abruzzo. Tutto l'Abruzzo è molto d'altro, come ben sappiamo. Accanto a questo, Pescara era una città vitalissima sul fronte culturale. Noi sappiamo che tra gli anni 60 e 70 Pescara è stata una città che aveva in campo letterario, artistico e musicale un'eccellenza contemporanea che non aveva il pari con molte altre città, e secondo un importante italiano come Mario Pomiglio, che non è quello che della famiglia del Lauro, ma il famoso scrittore di Pieti, Pescara è una città che più ha interpretato la contemporaneità nel Novecento in Italia, ed essendo lui di Chieti non penso che lo dicesse, diciamo, con un amore spontaneo, perché era vero. Ora, perché tutto questo si è attenuato? Tutto questo si è attenuato perché in qualche maniera si è passati dal favorire quello che c'è di vivo e di vitale e la capacità di avere un comune che è in grado di fare sintesi e proporre autorevolmente a una società che anche poco investe su questi fronti. Noi abbiamo probabilmente a Pescara dei problemi, che abbiamo pochi privati che poi investono su questo fronte. Siamo passati a intenti celebrativi, autoreferenziali, magnificatori di un'idea tutta proprio autoreferenziale di che cosa è cultura e tutto ciò che è valore. Su questo evidentemente noi dobbiamo cambiare molto, e lo possiamo fare se sappiamo interpretare le funzioni che Pescara può svolgere. E io credo che in questo la macchina abbia un valore fondamentale, restituendo, secondo me noi dobbiamo anche essere un po' bravi a deburocratizzare con il vostro aiuto. Una persona che io ricordo sempre con tanto affetto e reale, sincero, non prenderla come una strumentalizzazione, anche perché mi aiutava
a campare quelle 13-14 ore dentro quella stanza, che era a Achille Alessandri che ci aveva a fianco. Ogni tanto andavo a fare quattro chiacchiere che mi sollevavano, più o meno. Lui mi ricordava che quando un giovane avvocato era stato assunto per la prima volta all'ufficio legale, il suo capo ufficio gli aveva messo in mano una delibera, 10 anni prima gli ha fatto copia qua e porta in giunta. E quello va a prendere questo documento e si rende conto che c'erano degli errori, non solo dal punto di vista dell'impostazione, diciamo, giuridica, ma errori di linguaggio proprio indiscutibili. Allora torna un po' imbarazzato da questo capo ufficio e dice: guardi, dice il dottore, non si può fare così perché è sbagliato, appunto, anche in Italia. E che mo tu sei appena arrivato, vuoi cambiare le cose che si fanno da 20 anni, funzionano tanto bene. Io credo che non sia così. Io credo che molto spesso noi facciamo un po' come il criceto nella ruota. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che alimenta se stessa e che crea problemi a chi ci lavora e al cittadino che molto spesso impazzisce a venirci appresso. Mi spiegavano, forse non è vero, me lo spiegava uno che lavora in questo campo, che per avere un'autorizzazione sul pubblico bisogna recarsi in 3 uffici diversi. Io non so se sia vero, questa è una cosa che devo approfondire. Non è vero, dice tu, ma lui proprio me lo giurava. Ma comunque, questa è solo un esempio. Io credo che su queste cose si possa migliorare molto partendo non da quello che c'è. Io credo che il compito di chi si cambia, il compito dei politici, sia questo. Noi non dobbiamo tanto chiederci come funziona oggi la cosa, ma secondo me noi dobbiamo ripartire, e Marco penso che sia la persona più idonea per farlo, da che servizi dobbiamo dare ai cittadini. E noi ai cittadini che cosa gli dobbiamo fornire? Io credo che chiaramente non si farà in un giorno, non si farà in un anno, probabilmente Enzo non si riuscirà a fare nemmeno una consigliatura, ma la strada è quella. Per ripensare progressivamente il come noi lavoriamo nella struttura, non tanto per come ci siamo organizzati, per come siamo abituati a fare questo lavoro, ma in vista di quella che è la nostra competenza, di quello che noi dobbiamo fare. E io credo che questa sia una cosa, credo anche molto motivante per chi ci lavora. Io pure sono un dipendente pubblico, io lavoro nella scuola, sono un professore, e il nostro lavoro si sta snaturando perché noi ormai, più che insegnare, la preoccupazione prevalente che abbiamo è quella di pure noi rendicontare, scrivere relazioni, compilare schede, mettere firme. Alla fine il lavoro di porgere qualcosa a chi deve crescere diventa poca cosa. Questa è invece una sfida fondamentale che noi dobbiamo avere. E vi dico, e vado a concludere, su una cosa che non riguarda il Comune ma che riguarderà la Regione, riguarderà Luciano. Una delle partite più importanti che abbiamo è quella, perché sono soldi europei, sono tanti soldi, della cosiddetta garanzia giovani, che è uno strumento, ne avete sentito parlare, che dovrà aiutare i giovani da 19 a 25 anni, con la possibilità di estenderla fino a 29 anni, di svolgere un periodo di stage o tirocinio di circa 6 mesi a conclusione del percorso formativo, oppure di aiutarli a completare il percorso formativo per chi non li ha terminati. Per tutta l'Italia, pensate, sono 1,5 miliardi di euro di fondi comunitari che non sono l'ira di Dio, ma che in questi tempi non sono nemmeno pochi. Ora, io ho assistito a un seminario nazionale su questo argomento e ci sono grandi preoccupazioni. Perché? Perché molto onestamente uno che lavora in questo campo, uno che ha un centro di formazione, ha detto: guardate, io lavoro in 2 regioni, ma molto onestamente io lavoro diversamente in queste 2 regioni. Perché in una regione mi chiedono quello che normalmente la pubblica amministrazione chiede, quello che noi siamo in grado di fare. Io sono convinto che tutti quelli che sono in questa sala sono in grado di fare quella cosa, cioè rendicontare correttamente, onestamente, precisamente quello che si è speso. Cioè quello ti parla, dici: io organizzo il corso, faccio questo, quest'altro, quello si svolge, ti porto tutte le ricevute, tutte le fatture, gli scontrini, tutto preciso, li dà tutto quanto, controllano quello che abbiamo speso e ci pagano. Lì io lavoro male, perché mi pagano a prescindere, cioè basta che io le cose le ho fatte e non si creano i problemi.
D'altra parte, noi siamo abituati a lavorare così perché siamo organizzati in questa maniera. In un'altra regione, che ovviamente, come potete immaginare, non sta ai Caraibi, se ci sta un po' più su, invece lo pagano se i servizi rendicontati, ovviamente, hanno sortito effetti. Cioè gli controllano che quelli che hanno seguito i loro corsi poi effettivamente riescono a essere assunti o riescono comunque a dimostrare che hanno raggiunto dei risultati al seguito di questi corsi. Non è che lo dicono quelle pubbliche amministrazioni, dicono loro. Loro dicono, io lì, in quella regione, con la stessa organizzazione, lavoro molto, molto meglio. Perché se no non mi pagano. La mia preoccupazione, il mio problema, anzi il nostro problema, è che noi in Abruzzo la garanzia giovani noi così la faremo, cioè nel primo esempio, no? Adempimento formale, rendicontazione puntuale, chi si è visto si è visto. Ecco, io credo che su questo la qualità che noi dobbiamo apportare, il compito che noi abbiamo come classe dirigente candidata e, se voi vorrete, classe dirigente eletta, sarà quella di andare verso questi obiettivi, cioè ripartire da quello che, non tanto da quello che c'è, ma da quello che ci serve. Ultimissima cosa, Marco lo dice spesso e inizialmente l'avevamo condiviso, è una stupidaggine, è una... non perché lo dica Marco, perché la è, se a questo punto mi tocca dire che la prima volta glielo segnalata io, quindi perché la somigliaggia è tutta mia. Noi vogliamo essere il contrario dell'amministrazione che mette i tornelli, cioè questa è la cosa più singolare che ho trovato, cioè l'idea di un'amministrazione che si blinda al suo interno, che è completamente chiusa a se stessa, l'idea che se il cittadino deve andare al comune si deve identificare, e questa cosa poi si fa magari anche con l'obiettivo di controllare quello che i propri dipendenti fanno, cioè essere sicuri che rimangono lì dentro, con una visione molto sabauda del dipendente pubblico. Io personalmente, ma mi dicono che io su questo non ho una visione molto ortodossa, vi dico una cosa che è solo culturale, questo non lo potrò fare perché nemmeno il sindaco lo potrebbe fare. Io non credo molto all'efficacia dell'orario di lavoro, cioè quell'idea che siccome quel ti sta 7 ore e mezzo quando funziona. Io mi ricordo delle slide, una volta partecipai a un seminario della Procter & Gamble, dice l'orario, dice la giornata di lavoro non è quante ore stai là dentro, ma quante cose ti consegno da fare e quante ne risolvi. Cioè se io ho uno cui affido dei compiti che me li svolge bene, poi a me che me ne importa. Questo sarà difficile perché purtroppo in Italia abbiamo questa logica ferrea e abbastanza poco efficace. Però la mia impressione è che il tipo di amministrazione che c'è stata finora è un'amministrazione che dice vabbè, intanto te li tengo là dentro, bloccati da te, non possono scappare. Cioè il discorso è questo: il cittadino non può entrare o entra con fatica, il dipendente è sicuro che non esce perché più o meno sta vigilato, poi quello che succede tutto sommato è indifferente. Da un punto di vista dell'adempimento formale stiamo a posto. Io credo che quello che noi ci candidiamo a fare sia esattamente il contrario. Noi ci candidiamo a fare qualcosa che dia soddisfazione al bisogno che la cittadinanza esprime, cioè quello di tornare a essere una città vitalissima, perché Pescara esiste per questa ragione, per essere vitale, altrimenti saremmo stati, che posso dire, pieni. Quello che è, qualunque cosa del genere, e dare la possibilità a chi lavora dentro l'amministrazione di sapere di fare qualcosa di utile, di bello e anche di riconosciuto. Grazie. Qualche...
funziona, ma è quello funzionale, ma niente, più bello quando la voce. Allora, diciamo, gentili signore, ho il compito di introdurre Mr. President che sta arrivando e faremo una sorta di staffetta, perché naturalmente le attività dei candidati sono solamente assai frenetiche. Io naturalmente ringrazio Enzo Del Vecchio, ringrazio Marco Presutti per i loro spunti, i loro stimoli, che non sono naturalmente solo frutto di questa occasione di incontro, ma sono il risultato di anni di frequentazione e di elaborazione, di buone pratiche. Mi accingo ad andare in un luogo simbolo sostanzialmente della Pescara che non va, cioè sto per andare a un incontro presso l'aeroporto d'Abruzzo, il nostro aeroporto Liberi, dove insomma c'è molto da fare, e d'altronde la questione delle infrastrutture non è un accidente. Però per risolvere la questione delle infrastrutture non basta, non ci possiamo limitare a gridare al lupo, dobbiamo assumere iniziativa. Sono sicuro che Luciano vi illustrerà le sue idee su un'altra infrastruttura fondamentale della nostra comunità, che è il porto, anch'essa simbolo del disagio, anch'essa simbolo dei limiti della filiera istituzionale del centrodestra. Poi la questione del porto si lega inevitabilmente alla questione del fiume, perché il fiume è bellezza della nostra comunità, troppo spesso abbandonata a se stessa, con 116 scarichi abusivi ufficialmente censiti, per i quali occorrerà mutuare quelle buone pratiche che altrove sono state svolte, penso al contratto di fiume dell'Umbria. Poi, visto che mi ci trovo, concludo con questa notazione che mi sta molto a cuore, perché attiene a un tema, quello della cultura, che spesso viene agitato, insomma, bisogna maneggiare con cura questa roba. Noi siamo la città d'Annunziana, non so se ve ne siete resi conto, ma questa è l'ultima dicitura. Adesso io non è che sia un professore come Presutti, ne ho velleità di critico letterario. Naturalmente riconosco la grandezza di Gabriele D'Annunzio, che è stato un gigante della letteratura del Novecento e non solo, illustre concittadino. Però non mi piace questa idea per cui la cultura debba essere declinata guardando indietro, guardando al passato. E peraltro questo mi sembra un vizio molto tipicamente italiano, no? Si stava sempre meglio quando si stava peggio. Io non credo, penso che noi dobbiamo guardare oltre l'orizzonte e dobbiamo farlo con fiducia. E poi davvero Pescara è stato un centro davvero di innovazione nelle lettere, nella musica, nella letteratura, nelle arti figurative. E questo mi dà il senso che la vocazione di questa città è quella forse della dissipazione, come dice qualche critico, ma sicuramente della contemporaneità e della velocità. Io cito spesso un quadro che mi piace molto di Giacomo Balla, che si chiama Velocità astratta, un futurista, un quadro esposto a Torino alla Pinacoteca Agnelli, e mi sembra una buona immagine. E in fin dei conti, se ci pensiamo bene, la sperimentazione artistica è sempre utile, perché costituisce una sorta di cane da guardia del potere, perché la satira, magari corrosiva, incisiva, è bene che sia presente onde giudicare, valutare l'esercizio del potere medesimo. Detto questo, io vi ringrazio dell'attenzione, mi accomiato, vi lascio in buone mani e vado all'aeroporto, non in aereo ma in motorino. Buonasera a tutti e grazie davvero. Allora, mentre aspettiamo, ma proprio questione di secondi, l'ho comunicato che io approfitterei per dare qualche informazione di carattere, tecnico di ciò che accadrà il 15 maggio.
per i cittadini di Pescara si voterà, per tutti i cittadini si voterà dalle 7 la mattina alle 11 la sera, alle ore 23, quindi in una sola giornata. Avremo a disposizione al Comune di Pescara ben 4 schede, la prima europea, dove si esprimono 3 preferenze, la seconda regionale, dove si esprime una sola preferenza senza voto disgiunto, la terza comunale, per la prima volta per i comuni di sopra i 5.000 abitanti si esprime doppia preferenza con alternanza di genere, donna, uomo, uomo, donna, quindi con attenzione a non votare due donne o due uomini perché altrimenti la seconda preferenza viene annullata. E l'ultima per Scoltone, che si va a Pescara, c'è anche il referendum a Grande Pescara. Quindi 4 schede che sicuramente comporteranno un po' di impegno di lavoro. Le ore a disposizione, come ho detto, sono dalle 7 della mattina alle 23, molto probabilmente ci sarà un afflusso abbastanza consistente e quindi per la prima volta si creerà qualche distruzione. Però speriamo che sia nell'ambito e nelle criticità minime della prima volta. È opportuno che questa cosa venga segnalata per bene a tutti, onde evitare possibili confusioni, perché poi per evitare confusione si vota uguale per tutte le schede e quindi poi la preferenza sul candidato regionale, comunitario oppure comunale rischia di andare persa ed è la cosa più inopportuna. Una comunicazione per quanto riguarda gli appuntamenti futuri, sicuramente di rilievo avremo nella giornata di domenica 11 la presenza del sindaco di Milano Pisapia. Faremo in modo di far pervenire a tutti voi e anche agli altri il calendario degli appuntamenti della giornata. Dopodiché saremo impegnati, come avrete capito, sia i candidati consiglieri, ma i candidati sindaci, i candidati presidenti, in un tour de force veramente stressante. Chiuderemo la campagna elettorale il 23, venerdì 23, a Piazza della Repubblica, almeno questo è l'auspicio. Dovremo aspettare le decisioni anche della prefettura per vedere quali sono le piazze che verranno individuate, perché sicuramente non saremo gli unici a chiudere la campagna elettorale. Per quell'occasione credo, almeno da quelli che sono i contatti in atto in questo momento, ci saranno i presidenti, molto probabilmente i presidenti della Regione Marche, della Regione Molise, molto probabilmente anche della Regione Lazio, si sta contattando, quindi ci sarà la presenza di presidenti di altre regioni che faranno da testimonio alla candidatura di Luciano D'Alfonso alla regione, mentre per quanto riguarda Marco Alessandrini, che chiuderemo nella stessa giornata, nello stesso luogo, diciamo in una tornata unica, perché poi il giorno precedente si chiuderà in altre due province, ci sarà anche altro rappresentante, diciamo, di ente locale che potrà dare il sostegno migliore possibile al nostro candidato di Pescara. Credo che non ci sia altro da aggiungere sotto l'aspetto tecnico, credo che ormai dovremmo anche esserci per la presenza di Luciano D'Alfonso. Se ci sono domande sul piano tecnico, altrimenti giusto attendiamo qualche minutino. Ah, ecco, mi diceva lo spoglio. Lo spoglio, la sera di domenica 25 alle 23 i seggi vengono chiusi. Lo spoglio riprenderà il giorno successivo alle ore 14. Si partirà veramente dalle europee, poi dalle regionali. Se si farà in tempo nella giornata di lunedì
non è lì, ma molto probabilmente per Pescara, per Monte Silvano, soprattutto dove c'è anche dei comunali e, ci sono, e c'è anche il referendum, molto probabilmente si andrà anche nella giornata di martedì. Chiedo a voi la disponibilità, poi ci sarà presso i comitati, ci saranno dei contatti per avere la disponibilità per fare i rappresentanti di lista in modo di avere un controllo su tutti i seggi, perché errori ce ne possono essere, quindi c'è bisogno di un'informativa e quindi di una presenza assidua sia durante l'operazione di voto ma anche durante le operazioni di spoglio e di scrutinio, in modo da evitare il più possibile errori, ma qualora dovessero esserci delle contestazioni, queste possono essere evidenziate dai rappresentanti di lista. Chiederemo una presenza unitaria per tutti per evitare che ogni candidato ne individui uno e si creerebbe confusione ma anche disfunzione, perché forse poi alla fine non riusciremo a coprire tutti i seggi, quindi cercheremo di fare una cosa unitaria con, diciamo, la disponibilità di tutti i candidati affinché si possa avere la presenza di almeno una o due persone per ogni seggio elettorale, in modo da garantire per quanto possibile la migliore funzionalità e anche, come dire, la possibilità di offrire spiegazioni e delucidazioni a chi anche all'ultimo momento non dovesse essere al corrente dei metodi e dei modi di voto.